Ben a tutti ragazzi, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video estivo. Allora ragazzi, siamo tornati con le mystery box fisiche dopo l'episodio da 1800 euro che vi avevo chiesto 13.500 like entro 10 giorni e ne avete fatti, adesso non so esattamente in 10 giorni, non mi ricordo molto bene, ma tipo 15.000, comunque adesso in poche parole è quasi a 17.000 like quel video, quindi grazie a tutti. E siamo nell'episodio da 2000 euro, questo bestione di mystery box che adesso continua anche lì è da appunto 2000 euro. Non so bene quando caricherò questo video, se la prima settimana di agosto o quando, ma comunque probabilmente sarò in vacanza come anche molti di voi, quindi sarà più difficile arrivare al traguardo dei like, quindi raga davvero dovete impegnarvi tutti a mettere un like fin da subito, da ora. Volete un episodio ancora più costoso, raga, qua si deve esagerare. Se devi esagerare, ve ne chiedo entro 10 giorni 16.000. Sono tantissimi per essere praticamente agosto. Quindi dovete mettere like, raga. Cioè, mentre sei qui che mi guardi, like. Easy. Per adesso ragazzi vi aspetto sul mio Instagram che faccio un sacco di cose, sto facendo l'outfit battle con il vincitore che riceverà dei ticket gratis per le mie raffle che faccio molto spesso per vincere scarpe hype a pochi euro e anche gratis con i miei giveaway. Poi ho messo in palio anche dei piccoli premi per chi mette like e commenta le mie foto quando le posto in serie e robe del genere, quindi hanno davvero un sacco di cose. Se vi piacciono i miei video vi consiglio comunque di seguirmi anche su Instagram per avere un contatto più stretto, diciamo. Per il resto ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, che dobbiamo arrivare a 100.000. E ciò che troverò in questa mystery box, cioè molti dei pezzi che troverò in questa mystery box li venderò, e c'è il mio bump e il mio depop in descrizione. Vi auguro una buona visione, spero vi piaccia il video, adesso andiamo ad aprirla. Comunque non ve l'ho detto prima, le raffle sono in pausa perché ritorneranno, hanno finito la stagione, ritorneranno... praticamente facciamo tipo inizio settembre, una cosa del genere. Iniziate a seguirmi da adesso, ma per ora le raffole, a meno che non emetto una sorpresa, che potrebbe anche essere, in teoria sono in pausa. Guardate ragazzi che bomba sta maglietta di Travis con Fortnite. Ok, ora apriamo il box. Ok, aperto, ovviamente vado al pescaggio, non guardo già prima, e vedremo se sarà una bella mystery box oppure no. Allora, palle d'aria, 200 euro sto kicks. Allora, sento qualcosa di morbido, potrebbe essere una maglietta o pantaloncini. Tac. Ah, maglietta Supreme Motion Logo T bianca, bellissima, molto bella. La conoscete già, non c'è bisogno di aprirla, semplicemente è solo così. Bianca, taglia M. Cavolo, questa me la potrei anche tenere. Bella, molto molto bella, Motion Logo. Dovreste conoscerla. Allora, su StockX è sui 110 più o meno, quindi siamo lì. Siamo un po' lontano dai 2000, ma come normale che sia. Quindi l'appoggiamo qua e andiamo a trovare altro. Sento due scatole di scarpe almeno. Allora, andiamo a aprire questa scatola di scarpe, che dalla forma sembra la scatola di qualche Jordan. Vediamo se mi sbaglio. Sì, mi sbaglio. Allora, vediamo che c'è. Questo box già potrebbe suggerire qualcosa. Andiamo a vedere cosa c'è al suo interno. Apriamo la linguetta. Mi stanno cadendo. Vado ad aprirla con voi, attenzione. Dovreste già aver capito qualcosina. Riesco ad aprirla. Oh, la madonna, mi sto spaccando le dita. Oh. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Tac. Tac. Ancora carta. Tac. Eccole qua. Non si vede nulla per le luci. Sono le Waffle Sakai bianche, che le ha messe a fuoco in nylon. Che raga, questa è una scarpa che... una delle poche che in collaborazione con Sakai non hanno fatto molto scalpore, eh. A me sinceramente non dispiacciono. Quelle nere, no, non è che bianche siano così fighe, sinceramente. Però sicuramente meglio. Tra l'altro il dettaglio dei lacci non l'avevo visto, elegantuccio. Vedete che sono un po' colori chiari, ma c'è sto scamosciato che non mi fa troppo impazzire. Però in sé dai, non è male come scarpa, è meglio dal vivo che in foto, eh. Quindi... ci sta, la taglia non l'ho vista. No, taglia di qua. Aia. La taglia è un 41, quindi comunque per me è molto molto piccola. Forse in una mano riesco a farla stare.
e prezzo 375 su StockX. Ok, beh, comunque sono già alzate, prima erano un po' bassine. Continuiamo l'apertura. Abbiamo un altro paio di scarpe che è una scatola però questa volta di proprio cartone grezzo, come sono o le Nike per Off-White o le Easy. No, però mi sembra più una roba da Nike per Off-White, sapete? Attenzione, che ormai Nike per Off-White, raga, sono tutte belle alte, Vediamo. Sì. Nike per Off-White, signori, Nike Swoosh. Tanto c'avevo il coso della taglia qua, ma non l'ho visto. Il titolo, ho visto solo la taglia. Allora, ragazzi, cosa c'è? Nike per Off-White. Andiamo a vedere, raga. Classico. Classica carta, Nike ribaltato. Mi cade tutto. Andiamo a vedere. Guarda che lo apro così perché questa è scomoda da aprire. Non la guardo, la tiro su con voi. Sento la forma della scarpa e penso di aver capito. Attenzione. Oh, che belle, cavolo. Queste mi piacciono un sacco, raga. Che toste. L'Air Max 97 menta, raga. Davvero, davvero belle, belle, belle. Madonna, sono leggere. Molto, molto belle. Queste meritano, secondo me, raga. A differenza delle OG, quelle bianche che non mi piacciono molto, queste invece sono molto molto belle. E tra l'altro queste costano un sacco, Che taglia è? 43, abbiamo detto. Sì, non mi stanno, raga, anche perché queste vestono stretto. Però sono molto molto belle. Promuovo in pieno queste qua. E tra l'altro non si vedono neanche molto in giro, ma perché non sono così facili da abbinare, Perché comunque la 97 è particolare, con questo swoosh arcobalenato. E nulla, poi oltre ai lacci grigi già impostati abbiamo i verdognoli come lo swoosh. Non so se ce ne sono altri, non mi sembra. Ok, molto molto bella questa. Per ora è il pezzone di questa mystery, diciamo. Su StockX è a 830 euro la taglia 43. Quindi raga, bella bella alta. Abbiamo già superato i 1000 di valore, anche di un bel po'. E adesso, beh, continuiamo ad aprire. Intanto ditemi poi nei commenti cosa ne pensate di questa mystery, qual è il vostro pezzo preferito. Ma adesso comunque andiamo a scoprire il resto della mystery. Adesso andiamo a scoprire altro. Sento un pezzo di abbigliamento, anche qua piccolino. Un'altra motion logo di Supreme, raga. Sempre M, però questa volta in versione rossa con la scritta bianca. Praticamente ha i colori invertiti, raga. Colori invertiti. Quindi più o meno avrà lo stesso valore, raga, tanto poi i valori ve li scrivo. E anche sempre M questa, sempre deadstock, giusto M, sì. E nulla, quindi è bella alla fine. Penso di preferire la bianca, sinceramente, Però comunque è molto bella anche rossa. Allora, un altro paio di scarpe, mi sto spaccando un braccio, raga. Che stanno iniziando a diventare alte queste mystery. Andiamo a vedere. Attenzione, potrebbe essere una Jordan 1. Date le numerose release recenti. Andiamo ad aprire, ragazzi. C'è il foglio della ricevuta, ma noi non lo guardiamo. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa box. Attenzione, mettete like in questo momento per far sì che sia una Jordan per Off-White, non nella scatola originale. Attenzione. Oh cavolo, che bomba! Oh cavolo, che bomba! Queste, raga, sono molto interessanti. Tra l'altro, queste di prezzo continuano a muoversi, scendere, alzarsi, tutto. Attenzione, Jordan 1 SB Lakers to Chicago, condizioni deadstock. Bella, molto molto bella. Questa qua con la tomaia dei colori dei Lakers, con l'usura e tutto, diventa praticamente una Chicago. Come penso sappiate, perché comunque come scarpa è molto famosa. Lacci, allora, sopra gli neri, poi ce li ha viola, rossi e bianchi. Molto molto bella. Può essere un po' ambiguo il fatto che poi ti ritrovi in metà Chicago, metà Lakers, che non si capisce molto bene. Però è una bella scarpa e non ce l'ho. E la taglia è un 44 e nulla, questa mi piace molto, raga. Perché in realtà questa mystery mi sta tutto piacendo. Sì, certo, la Sakai non è che sia al massimo,
Diciamo che non è una merda, diciamo così. In taglia 44 sui 500. Ultimamente da 510 il prezzo è 580, quindi facciamo 550 all'incirca. E promossa e nulla. Non so se possa essere il pezzone della Mystery oppure lo rimangono le menta. Che dite? Preferite questo o le menta voi, raga? Che sono entrambe scarpe diverse e nel loro genere sono particolari. Lakers to Chicago o menta? Ditemelo nei commenti che sono assai curioso. Comunque, nulla, altra bella scarpa. Ok, per ora direi mister interessante. Manca quella cosa che dici, madonna, questa è troppo figa. Però anche pezzi brutti non ce ne sono stati, dai. Sì, raga, ultimo pezzo della Mystery. Codesto. Rossa con le chitte nere, colori invertiti, che ci potrebbe suggerire Jordan 1 tie-dye. Una delle ultime Jordan uscite, praticamente la penultima release in teoria. Cavolo, molto molto particolare, eh. Interessante dal vivo, non facile da abbinare, che size è tra l'altro? 46. Che fetta. 46 non sembra 46. Ah no, oh no, è vero, donna infatti. 44 e mezzo. Interessante, raga, questa ce l'avete voi? È uscita comunque recentemente, in molti l'hanno comprato, ovviamente sold out ovunque in poco tempo, visto che già i prezzi adesso stanno salendo e non poco, raga, non poco. Più o meno sui 300 euro e promuovo anche questa, non è il massimo sinceramente, però non è una brutta scarpa, ci sta. Ci sono anche altri lacci o solo questi neri? No, solo questi neri, si sono un po' sprecati, magari metterli bianchi anche ci poteva stare. Ok, quindi la Mystery Box è finita qua, adesso andiamo a riassumere il tutto con tutti i pezzi che abbiamo trovato, facciamo due calcoli e nulla. Eccoci qua con tutto ciò che abbiamo trovato nella Mystery Box e con là in fondo un milkshake del McDonald's. Allora raga, pezzo preferito della Mystery Box, dovete scrivermelo nei comments, lasciando anche un bel like. Allora, raga, direi che sono soddisfatto da questa Mystery. Non c'è il pezzo che dici assurdo. Infatti su quello preferisco altre Mystery che ho aperto rispetto a questa. Questa diciamo nella media, possiamo dire così. Per il valore diciamo che facendo dei calcoli che non ho ancora fatto, comunque ve lo scriverò qui. E appunto vi ricordo che l'ho pagata 2000, una Mystery Box da 2000. E nulla ragazzi, ciò che venderò, che è quasi tutto, lo troverete sul mio Bump e sul mio Depop. E nulla, ditemi nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se non siete. Vi aspetto sul mio Instagram, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video, quindi bella.